a palla ragazzi, qui è il Cina e oggi oh my god siamo qui con questo video di Oaxel. Bella. Bella raga. Niente, pa ragazzi, qua Axel, oggi mi dato, ci sono da solo e come potete ben vedere il Cina ha fatto la mia intro. Ebbene sì ragazzi, Cina è uno youtuber che ho incontrato là, che seguivo già da un po' e sono stato contentissimo alla grande di averlo trovato, ma di questo ne parlerò successivamente. Comunque qua, come potete ben vedere, come avete anche appena visto, io mi ero svegliato, sono uscito da casa mia e ho raggiunto la stazione di Milano Centrale. Ebbene sì, perché io da casa mia sono andato alla stazione della mia città, da lì ho preso il passante, siamo giunti a Milano Centrale. Una volta essere giunti a Milano Centrale abbiamo preso la metro che ci ha portato a Lotto, dove si teneva il Games Week. Allora ragazzi, qua iniziamo subito a parlare del Games Week. Questa è la prima occhiata che ho dato, appunto io sono entrato, ho acceso il mio telefono, ho fatto subito un video. Allora io non sapevo come aspettarlo, appunto dato che non avevo mai partecipato a una fiera videoludica, e ragazzi a me è sembrato immenso, mi sono divertito un macello. Però peccava per una cosa. Qual è sta cosa? La gente, c'era troppa gente, una cosa tremenda praticamente per fare... Sì, dico un gioco, perché io ho fatto Call of Duty Ghost, dato che mi interessava FIFA, ci abbia messo un macello. Ma soprattutto, a che cosa? Cosa ci abbia messo tanto a fare? Il torneo di FIFA. Perché io e un minchia guardi abbiamo partecipato al torneo di FIFA. Ahimè, siamo stati eliminati entrambi al terzo turno, ma io per sfortuna, perché ho preso terze verse, e lui perché ha giocato contro uno che è entrato anche tra i primi 8, quindi è abbastanza tattico. Comunque per partecipare, la prima partita l'abbiamo fatta dopo 2 ore e l'altra dopo 1 ora, quindi solo 3 ore ci ha preso. 3 ore le abbiamo date, diciamo, le abbiamo spese solo per fare il torneo di FIFA. Se l'avessimo saputo prima non l'avremmo sicuramente fatto. Poi perché dico che c'era troppa gente? Io ragazzi principalmente c'ero andato lì per incontrare quelli di Melagodo, volevo magari farci due chiacchiere, come anche una foto e cose così. E ahimè non c'è stata l'occasione. C'era così tanta gente al loro stand che io non sono riuscito nemmeno a guardarli in faccia. Ma in tutto, appunto, in tutta questa fiera, qua sì, voi li vedete, ma io perché avevo il telefono alzato e tipo ero in punta di piedi, io non li vedevo. Infatti è una cosa tremenda pensare che loro erano lì e io non sono neanche riuscito a vederlo. Non è una cosa molto potente. Infatti per questo sono molto dispiaciuto, ma sono stracontento perché sono riuscito a incontrare due youtuber che seguivo anche da tempo, che sono il Cina e Stepney. Il Cina l'avete visto, e Stepney concluderà il video. Comunque, come la gente, come potete ben, credo, per alcuni di voi, come alcuni di voi sanno, io sono appassionato anche di COD. Questo perché? Perché nel secondo canale ho iniziato a caricare video anche di Call of Duty. E infatti qua ci eravamo messi in fila per provare Call of Duty Ghost su Xbox One. Ragazzi, una cosa, c'è una cosa da dire, è stupendo. A me è piaciuto veramente macello, a pala proprio. E ragazzi, quindi io ve lo consiglio a grande. L'abbiamo provato su Xbox One. Infatti qua, infatti non sono riuscito a provare la Play 4. Perché? Perché c'era troppa gente. E poi c'era solo Gran Turismo 6 per la Play 4. Infatti, e quindi non è che mi interessasse tanto. Ho preferito magari dare la priorità a Call of Duty Ghost, che era su Xbox One, e anche a FIFA, che era su Xbox One. Quindi io per adesso sono propenso a prendere l'Xbox One. Comunque si vedrà. Poi ragazzi, nello stand della Play 4 c'era anche Fabri Fibra, come potete ben vedere. Adesso appunto io ho registrato la sua entrata e vi lascerò un attimo vedere, vi lascerò un attimo sentire ciò che lui ha fatto. Quindi boom, godetevelo. Ragazzi, mi è venuto in mente che forse c'è la possibilità che se io vi faccia sentire ciò che lui dice, venga, non dico accusato, ma venga segnalato per motivi di copyright. Quindi preferisco farvi vedere appunto solo una piccola parte del suo, sì, diciamo, mini concerto, al posto di farvela sentire, appunto, perché ho questa paura. Quindi ci ha fatto in poche parole sdrogheggiare un po'. Poi ragazzi, un'altra cosa che mi ha fatto divertire un macello, ma che mi è anche piaciuta, è che davano questa bevanda gratis, la Mountain New Energy. Ragazzi, a me piaceva un fottio, l'avrò presa 3 volte, era buonissima. Solo come vedete c'era una fila pure lì, quindi veramente c'era troppa gente. Io mi sono divertito potentemente a pala, però appunto si peccava per la marea di gente che c'era. Questa qua era la bevanda, ma se appunto non vi piacciono i videogiochi, volevate venirci, c'erano anche dei motivi quali per venire, quali questo, questo oppure anche questo. Quindi è una cosa abbastanza tattica. Tornando a parlare di cose serie, ragazzi, volevo anche ringraziare quelle persone che mi hanno fermato e mi hanno chiesto magari di fare una foto, come anche di scrivermi un qualcosa da qualche parte, perché ragazzi, queste persone mi hanno fatto veramente, veramente, veramente felice. Poi ad un certo punto, alla fine, un gruppo di amici appunto mi ha chiesto di fare una foto e questi mi hanno anche offerto delle caramelle che erano veramente buone, quindi li ringrazio, se stanno appunto, vi ringrazio se state guardando questo video. Poi volevo anche dirvi una piccola cosa, ragazzi, forse andrò a Lucca Comics
Comics che si terrà settimana prossima. Però questo è ancora da vedere, perché mi hanno detto che questa fiera invece è più concentrata sui fumetti rispetto che ai videogiochi. Quindi vabbè, si vedrà. Ragazzi, poi vi volevo anche dire che ho registrato così poco, perché veramente pensavo di registrare di più, magari quando parlavo con quelli di Melagod, quando li incontravo. Quindi non ho fatto moltissimi video, e la cosa mi dispiace anche un po', perché non ho potuto farvi vedere tante cose che invece io ho visto, e quindi vi chiedo scusa. Poi volevo un attimo dirvi magari di chi fosse il Cine e chi Stepney. Sono due youtuber che trattano sia di tutti i giochi FIFA come anche COD. Quindi se non l'avete ancora fatto, andate a visitare il loro canale, il link lo trovate in descrizione. Quindi ragazzi, io adesso vi saluto, vi farò anche salutare appunto da questo Stepney, e vi dico potente a pala, ci si sente al prossimo video. Bolla! Non lo so fare. Dai, potente a pala ragazzi.